Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare di Rabona Mobile perché ha rilasciato un'offerta flash, che è una vecchia conoscenza, ecco, non dico altro. Quindi adesso andremo ad analizzarla insieme e a vederla fino a quando durerà, il prezzo, l'attivazione, anche se penso che sia sempre quello di Rabona, bene o male. Tiene sempre un prezzo abbastanza alto in realtà come attivazione, ma adesso andiamo a vederla insieme per capire, ecco, la tariffa è quella che è. Rabona Mobile è un operatore virtuale che opera sotto rete Vodafone, da 60 megabit in download, 30 megabit in upload. Rabona stessa ha un secondo suo brand che lo chiama Sipronto, è uguale, sempre Rabona Mobile, ok? Ma in questo caso noi andiamo a analizzare Rabona, perché comunque è lui che ha fatto questa offerta. Quindi direi di non perdere tanto altro tempo ed andare a vedere l'offerta insieme. Come al solito non mi vedrete più, ma sentirete solo la mia voce in sottofondo e ovviamente la pagina dell'offerta, ecco. Bene, direi di andare a vedere l'offerta e di analizzarla insieme. Bene, eccoci qua ragazzi, siamo nella pagina di Rabona Mobile. Come al solito parto da in fondo in modo da non spoilerare, ecco, le offerte, perché ne ho viste un paio in realtà che sono interessanti. E bene, direi di andare a analizzarle insieme. Vabbè, questa ovviamente no, perché tempo fa questa qui c'era che la davano a 8,799 euro, quindi a sto prezzo ovviamente no, c'è molto 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 di meglio, ok? Però facciamo una carrellata veloce. Anche questa non la consiglio, anche se va bene, rientra nella media di molti operatori che offrono quei giga lì, però è anche vero che, ok, sono di copertura diversa, quindi non posso fare un paragone, però per esempio Very Mobile ad esempio vi dà 100 giga in più a quel prezzo lì. Chiaro che si parla di Wind 3. Come copertura Vodafone, la stessa O Mobile tempo fa c'era 120 giga a 10 euro, no, forse era 7,99. Questa qui è buona, beh, c'è da un bel po' fuori la cross, 8 giga che comunque è interessante, minuti SMS limitati tra virgolette, a 4 euro al mese 8 giga va bene, uno che utilizza non tanto i giga ci sta, perché no, senza spendere tanto. Poi c'è il New Verona Special, vabbè dai, si allinea con le offerte di 50 giga, niente di eclatante, niente di magico, vabbè, questa è sempre comoda, ok. Però ci sono altre, ad esempio c'è la trivella di Rabona che è la stessa che vi dà 3 giga in più allo stesso prezzo. Qui abbiamo la Calcio che è 111 GB a 8 euro, è già più interessante, diciamo che non è male. Poi c'è la Pressing 71 a 5,99, molto buono, molto buono. Questa fino al 15 dicembre, quindi oggi è il 12, altri 3 giorni. Beh, non è male sta qua, dai, ci sta. 6 euro al mese non è male, 5,99, beh sicuramente è meglio di questa, no? Cioè, chiaro che non vi posso consigliare questa se c'è sta qua. Chiaro, vi dà 21 giga in più, agli stessi soldi, perché no? Eccola qua, questa è quella che volevo farvi vedere insieme. Ce ne sono due di offerta, c'è questa e c'è sta qua. Il 90esimo non è malissimo, eh? Ok, 90 giga a 7 euro al mese è molto buono, insomma, perché non vi fa spendere i 5,99. Non vi fa spendere i 7,99 e risparmiate quell'euro, ok, che è anche vero che con quell'euro in più uno ha molte giga in più spesso volentieri, ma non sempre. Però c'è da dire che magari chi gli bastano, che ne so, metti che uno non gli serve avere 200 giga o 150 giga, dice beh mi risparmio quell'euro al mese e poi in un anno, quindi un euro al mese per 12 mesi fa 12 euro, insomma, sempre comodi, no? Giusto? Avevamo analizzato un'offerta che non era di Rabona tempo fa, ma era di un altro operatore che sempre a 6,99 dava, mi pareva fosse 70 giga, mi pareva. Non mi ricordo che operatore era, potrebbe essere uno mobile, potrebbe essere. Perché hanno fatto tante offerte, quindi faccio fatica anch'io a ricordarmelo, dovrei andare un attimo a dare un'occhiata. Ma dovrebbe essere uno mobile, ma parliamo di un po' di tempo fa. O magari era Noitel. Vabbè, comunque, questa è buona, sicuramente. Questa, anche questa, è fino al 15 dicembre. Andiamo a vederla. Ok. Ah, sì, giusto, perché vi porto in una pagina che ci sono tutte. Ok, quindi costa 5 euro in meno.
Va bene, 19,90 in offerta anziché 25, incluso un bonus di 25, sì, va bene. E vi ho già detto che il bonus di 25 euro è utilizzabile unicamente per andare a consumo, chiamata a consumo, messaggio a consumo, internet a consumo. E vale un anno, dopo un anno si azzera. Quindi inutile, in poche parole, perché se uno ha l'offerta non andrà mai a consumo. Ok? Avete capito cosa intendo dire? Quindi anche lì, cioè, fai a meno di metterlo piuttosto, o piuttosto metti 10 euro, ma dalli come bonus di ricarica, no? Piuttosto, cioè, vabbè. Perché magari sapete cos'è, uno magari non va in fondo e non legge. E quindi, vedete, non c'è scritto che, c'è scritto in realtà, bisogna andare tipo in fondo, che i 25 euro di bonus sono per un anno e non possono essere utilizzati per rinnovare l'offerta. Magari uno disviste e dice, cavolo, 25 euro di bonus, buono, e magari va a farsi la sim senza leggere in fondo. Andiamo subito a vedere, ma c'era scritto comunque. Non so se sia. Ieri in fondo, per tempo fa, l'avevamo già guardato. Forse qui. Eccolo qua. Una volta finiti i giga, blocchiamo la navigazione per non farti spendere un centesimo in più. Puoi riprendere a navigare quando vuoi. Puoi andare a consumo usufruendo del bonus omaggio che è a disposizione dei 25 euro, 12 mesi. Però non so perché. C'era scritto e mi ricordo tempo fa l'avevo letto. Ah, forse qua. Eccolo qua. Beh, non c'è scritto che non può essere utilizzato, però c'è specificato. Però tempo fa io mi ricordo che avevo letto che c'era scritto proprio che non può essere utilizzato per rinnovi. Stanno infatti. Non so. Eh sì. Vabbè, comunque ve lo dico io che è così comunque. A meno che no, vabbè, comunque i 25 euro di bonus sono come è sempre stato in Robo Mobile, ovvero utilizzato a consumo, non si può usare per rinnovo, quindi non contate sul fatto che ok, spendo i soldi qui, cioè quindi 30 euro totali, 29,99 e dici beh, 25 euro mi faccio, che ne so, quanto è questa l'offerta qua? 6,99, giusto? 7,421. Uno dice, beh, mi faccio 3 mesi gratis e poi mi avanza del credito. No, non è così. Quel credito lì va a consumo. Quindi se uno non va mai a consumo, cosa che la maggior parte delle persone non vanno a consumo, significa che serve a zero. Serve solo uno specchio per le allodole, no? Specchietto per le allodole, possiamo usare questo termine. E vabbè, quindi non è colpa di nessuno, a fine conti poteva anche non scriverlo a 25 euro. C'è da dire che come costo è un po' altino, ok? Molti operatori chiedono molto di meno a farlo, però vabbè, dai, Rabona è un po' che c'è fuori. È abbastanza consolidato, in tanti ne parlano bene, quindi comunque sì, dai. E quindi questa è la prima offerta, il prezzo è buono, beh, comunque avete capito, no? SIM 19,90 con bonus di 25 euro. Ricarica necessaria per il primo mese della promo 10 euro. Quindi 19,90 e totale 29,90, quindi 10 euro di SIM e 20, 10 euro di, sì, chiedo scusa, 20 euro di SIM e 10 euro di la prima ricarica. Quindi nella prima ricarica andremo a scalare 7 euro. Adesso non so se dentro la SIM ci sia qualche euro, se magari c'è 5 euro o così, penso di no comunque. Quindi secondo me, quindi suppongo nella SIM ci saranno i 10 euro che la ricarica che farete e quindi rimarranno 3 euro. 3 euro e un centesimo, sì, chiedo scusa. E quindi dovrebbe essere così. Riguardo l'offerta di per sé, è buona, secondo me, ok. Io penso che sia interessante. La 90 giga è molto buona, ma anche la 171 giga è molto buona. Perché comunque sono parecchi giga. 9 euro al mese ci sta. Perché comunque la copertura Vodafone non è male, no? Io mi voglio sbilanciare nel consigliarvela, sia questa che il novantesimo, oppure se non avete bisogno di tanti molti altri giga e volete stare su
La cifra bassa c'è i 31 giga. Oppure per stare dentro i 5 euro, se avete copertura Vodafone buona, c'è la trivela di Rabona. Questa in realtà non ha scadenza perché c'è fuori da un bel po' di tempo e la rinnovano sempre. E neanche, eh no, sta qua sì invece. Quindi sono comunque offerte buone. La 70 giga 5,99, l'ultima che ho visto fare con copertura Vodafone è stato Vodafone. Giusto, a 5,99 Vodafone o Mobile. Infatti è quella che ho anch'io come seconda SIM, che rinnovo un paio di volte l'anno. Quindi, Rabona Mobile ovviamente non potete lasciare in sospeso l'offerta, dovete per forza di cose rinnovarla mensilmente. 30 giorni dopo, nel caso in cui non doveste rinnovarla, si avvia in automatico il processo di disattivazione dell'offerta. Questo significa che dovete farlo come SIM principale oppure SIM secondaria, ma che rinnovate ogni mese, insomma. Rabona, non ho mai sentito parlare nessuno male di Rabona Mobile. Io personalmente ancora non l'ho provato, anche perché come SIM io al momento sono fermo, ho le mie SIM, mi bastano quelle lì. Più avanti, adesso anche perché ho parecchie spese con il discorso dell'appartamento, affitto così, quindi sto anche un po' attento a quello che spendo. Più avanti, se le cose vanno un po' meglio, ricomincerò magari a prendere altre SIM e provo. Magari se trovo ancora SIM in promozione, pago poco. O magari inizia ad arrivarmi anche il supporto da YouTube, anche se prima di arrivare da YouTube ci vuole un bel po', o magari qualcuno che vuole aiutare il canale facendo ogni tanto un po' di supporto come donazione, qualche euro, quella, insomma, di accumulo e dopo magari prendo roba da portare nel canale, ecco. E al momento devo stare un po' attento, quindi magari vediamo l'anno prossimo come vanno le cose. Cos'altro dire? Senza dubbio Rabona Mobile in quest'anno ha fatto passi da gigante, ok? Bisogna ammetterlo. Lui è Uno Mobile, beh, anche Very Mobile ha fatto un bel scossone proprio a tutti. Iliad, sì, per un bel po' è rimasta ferma. Negli ultimi mesi ha fatto un po' per controbattere un po' le mosse degli avversari. O Mobile ha fatto qualcosetta, Kena molto fiacco. Infatti, prima di fine anno farò una bella pagella. La chiameremo la pagella degli operatori, e dove andremo ad analizzare le offerte che hanno fatto gli operatori nell'anno corrente, quindi 2021. Oltre a quello andremo a vedere chi ha migliorato, chi ha peggiorato, chi è rimasto a guardarsi negli occhi, ecco, capite cosa intendo dire, no? Ecco, magari la pagella la facciamo, dai. Come magari altri youtuber fanno pagelle di smartphone, così noi facciamo la pagella delle offerte e degli operatori. Questa è un'idea che vi porterò appunto più avanti. O lunedì, quindi o domani o martedì, vi porto un altro video di un'altra offerta flash. Non faccio spoiler stavolta, ieri ho fatto lo spoiler di oggi, ma oggi è sempre sotto copertura Vodafone. Vi dico solo questo. Sempre un virtuale e basta, non vi dico altro. E martedì vi arriva il video, per quello che rimanete sintonizzati in modo da vederlo, ecco. È un operatore che ho seguito un pochettino, non ha mai fatto niente per emergere, con quell'offerta lì però interessante. Dai, vabbè, direi che quindi, ricapitolando, adesso andiamo a vedere la 171 giga, ma il costo è uguale, identico di attivazione, vabbè, è identico. Chiaramente aggiungendo cioè costa uguale, chiaro che però qui vi rimangono meno, vi rimane 1 euro e un centesimo dei 30 euro spesi, cioè intendo. Avete capito, no? 10 euro della ricarica, di cui andremo a togliere 8,99 dell'offerta. I 20 euro sarebbe la SIM, che in realtà, per come l'ho detto io, per come la vedo io, sono 10 di SIM, 10 di spedizione, solo che loro scrivono spedizione gratuita. Se metti a 20 euro la SIM, è palese che puoi dire quello che vuoi, ma è 10 euro di SIM e 10 di spedizione. Solo che suona, tra virgolette, meglio, e quindi dici, beh, spedizione gratuita, che bello, poi vai a vedere il prezzo, dici, eh no, quel cavolo è gratuita. Comunque dai, e a parte quello, cos'altro dire? Direi che Rabona Mobile si sta comportando bene, quindi sì, mi sbilancio, non consigliarvelo. Se avete buona copertura Vodafone, andate a colpo sicuro, ecco. Chiaramente tutto dipende da se avete una buona copertura Vodafone, come ho detto, se fate un grande utilizzo di Gigabyte, altrimenti valutate le altre offerte che vi ho detto come copertura Vodafone. Oppure andate anche di Uno Mobile, anche Uno Mobile ha buone offerte. E tutto dipende dai giga che vi servono a voi, ok? E quindi diciamo che non c'è tanto altro da aggiungere.
E vedete qua, spedizione gratis in tutta Italia, fa ridere un po' che gratis, perché nessuno fa pagare mai una SIM 20 euro, no? 9,99 SIM, 99 spedizione e totale è 10 di ricarica e quindi insomma ecco, pensate che ad esempio Very Mobile per esempio o anche O Mobile, Very ad esempio ve lo dà gratis, cioè vi dà solo il primo mese dell'offerta, O Mobile mi pare paghi 1 euro e forse anche Kena se non hanno cambiato, bisognerebbe guardare, quindi ci sono alcuni operatori che vi danno praticamente gratis e qui vi fanno pagare tutto, cioè sì, ok, sono operatori più grossi, quindi ok, capisco anche, Rabona è più piccolo e quindi ha più spese, però insomma, vabbè, dai, direi di non perdere tante altre parole a parlare di questo, quindi spero il video vi sia piaciuto, se avete domande, dubbi, che magari avete qualche consiglio, volentieri vi rispondo. Se vi va di condividere il video con le persone a beccare, iscrivervi al canale, lasciate le pollicioni su, mi raccomando, è molto importante. Se avete dubbi, chiarimenti, critiche, consigli, o siete contenti, insomma, qualsiasi cosa, volentieri iscrivetemi qua. E noi ci vediamo al prossimo video, che dovrebbe essere martedì, domani penso di no, però martedì, potrebbe essere anche domani, dipende, dipende come va la giornata domani. Non vi garantisco domani, però martedì sicuro. Ok. E anche perché tra un po' arrivano in teoria le vacanze Natale, anche se nel lavoro dove sono adesso. Non penso che le faremo. Da quello che ho capito si starà a casa 24, 25, 26. Poi 27, 28, 29, 30, 31 si lavora. In teoria, poi, vabbè, in teoria, 1 e 2 si sta a casa, che è sabato e domenica. E poi non si sa se torniamo il 7, torniamo il 10 o torniamo il 3. Non so niente, io spero veramente ragazzi di tornare ai 10. Bisogna anche io qualche giorno staccare un po'. Staccare non dal canale, perché i contenuti ve li porto lo stesso, però vabbè, speriamo. Vabbè, insomma, che ci vuoi fare così è. Vabbè, direi che questo è tutto. Una buona serata, una buona domenica e una buona notte perché io vado a dormire tra un po'. E niente, che una buona settimana lavorativa a tutti e non solo lavorativa. Insomma, una buona settimana per tutti, dai. Ok, ciao ragazzi, buona serata, ciao ciao.